sbaglio, perché non sono persone altre che ci vengono a salvare. Io credo che nella nostra città è stato molto chiaro questo concetto, perché per l'ennesima volta è arrivato una sorta di Masaniello che parlava di partecipazione ma non faceva alla fine partecipare, parlava di trasparenza ma non era trasparente, perché quando dicevamo anni fa che non ci si può candidare alle elezioni europee per il ruolo di importanza come presidente di una commissione e qualche mese dopo presentarsi a sindaco di Napoli, non si rispettano gli elettori, non si rispettano i cittadini e così via. Questa è una cosa che noi, se noi abbiamo sempre detto, ma l'abbiamo detto non per un fatto di snobismo o perché eravamo contro una persona o contro un'area ideologica, perché è nel buon senso delle cose. È come se oggi Paola Nunes, Salvatore e io, che siamo stati eletti per fare questo lavoro in Parlamento, andassimo a fare all'improvviso altro, lasciando il lavoro a metà, non rispettando tutto quello che noi ci siamo detti prima di entrare in Parlamento. Allora oggi la coerenza diventa un valore aggiunto fondamentale in tutto. In questo paese è sempre mancata la coerenza, sempre. Allora si dice una cosa e se ne fa un'altra. Facciamo Bagnoli, quanti annunci su Bagnoli? Quale coerenza c'è stata con quello che noi oggi vediamo qua? Nessuna. Nessuno che segue le parole. Le azioni non seguono le parole. È un paese che è tutto, dove è tutto camuffato, è tutto nel Parlamento, non si fanno le leggi. Un sindaco vuole diventare presidente del Consiglio, una presidente della Camera non fa la presidente della Camera, un presidente della Repubblica non fa il presidente della Repubblica, un sindaco non si capisce che cosa voglia fare, e si parla. Nella nostra città si è parlato in due anni nel comune di trasparenza e non c'è trasparenza, di partecipazione e non c'è partecipazione, di trattamento dei rifiuti in un modo nuovo, con magari un impianto di compostaggio, soluzioni nuove, e non c'è un impianto di compostaggio in città, e poi diciamo che non ci sono i soldi perché noi non riusciamo a mettere a reddito il nostro rifiuto che è una risorsa. Io mi ricordo la conferenza stampa dove intervenì Marie Muscarà quando fu cacciato Raffaele Rossi. Allora, qui in questa conferenza stampa c'è stato un punto secondo me fondamentale che rispecchia tutta la politica italiana, non solo quella di Napoli. Raffaele Rossi viene cacciato, un'ora di conferenza stampa, non si capisce la motivazione, niente. Quando Marie chiede, ma scusa, dopo un'ora io non ho capito, per De Magistris la colpa era di Marie e delle persone che erano lì che non avevano capito, mentre invece proprio non si capiva, la stavo seguendo in diretta streaming. Ora, De Magistris, che potrebbe essere un altro politico italiano, dice Raffaele Rossi non è legato al territorio per la SIA, non va bene, abbiamo pensato, c'ha da fare, deve fare, però ancora la nostra stima, magari lo mettiamo alle Terme di Agnano, magari lo mettiamo alle Terme di Agnano, non ho capito se a fare le terme o no, però no, alle Terme di Agnano, come se le Terme di Agnano e dell'Andia, Bagnoli, fossero proprietà del sindaco. Perché queste persone, e questa è la cultura che dobbiamo cambiare, credono che prendendo i voti diventano proprietari dello Stato. Ed è cosa loro. Allora noi questa proprietà, che è solo nella loro testa, gliela dobbiamo levare, ma gliela dobbiamo levare dalle mani e dalla testa. Assolutamente. Ed è questa la ragione. Ed è questa l'operazione che stiamo facendo, ma per fare questo dobbiamo comprendere che non ci verrà nessuno a salvare, non ci sarà nessun partito politico, non ci sarà nessun leader, non ci sarà altro da un'altra parte che arriverà e dirà finalmente qua staremo bene, avremo le soluzioni, abbiamo trovato i soldi, voi starete benissimo per sempre. Cioè è finito il tempo in cui qualcuno ci destina un futuro.
o ce lo prendiamo noi, lo costruiamo noi, ognuno si prende le proprie responsabilità e lo facciamo finalmente una volta per tutte in questa città, o saremo sempre uguali a noi stessi, saremo sempre uguali a prima e faremo mille di questi convegni dove niente cambierà. Oggi noi stiamo solamente all'infinito riparlando della nostra storia, di tutte le cose non fatte, di tutte le cose dette a cui non sono seguite le azioni, disastro che c'è in giro in una città chiaramente meravigliosa, ma così vi assicuro che è nelle altre città d'Italia, perché è una cultura che va cambiata, è una cultura della comunità che va compresa e rielaborata. Allora io vi dico, qua non ci sarà il Movimento 5 Stelle che salverà nessuno. Cioè il movimento come è quello che tu ci metti dentro, e quando tu ci metti dentro delle cose belle, delle cose di passione, ci metti dentro la partecipazione vera delle persone, probabilmente non avremo più bisogno del movimento. Cioè il movimento è l'unico progetto politico o partito, come lo vogliono chiamare loro, che a termine deve svolgere la sua funzione e terminare. Perché quando sarà terminato noi avremo avuto quel successo che tutti speriamo, ovvero che i cittadini si ricongiungono davvero con le istituzioni e ridiventano essi stessi istituzioni. È questo che dobbiamo fare. E niente. Chiudo intanto agiamo, perché il 14 marzo abbiamo un nuovo incontro. No. Questo è un altro. Non sono ancora ricoglionissimo. Abbiamo un nuovo incontro per parlare della linea 6 in comune, ci hanno chiamato l'altro giorno, e quindi parlamentari, cittadini, consiglieri, come Mariano, municipalità, faremo gli incontri per comprendere in modo migliore la situazione e capire se c'è sicurezza, insicurezza, insomma tutto quello che serve affinché tutte le persone della zona di Chiaia non solo siano sicure, noi lo faremo, andiamo avanti, come già abbiamo fatto la visita al cantiere. Quanto tempo fa l'abbiamo fatta la visita al cantiere? Un 5-6 mesi fa, poi stiamo andando avanti su ogni punto di questa questione. E ogni volta piove quando si parla di linea 6. È vero, perché c'era una pioggia incredibile, oggi c'è una pioggia incredibile, spero che la prossima volta ci sia il sole per la 15 agosto, ma 15 agosto a volte piove, per agosto un po'. Vabbè, comunque basta e grazie a tutti per essere venuti.